Cari amici della WISP, buongiorno, siamo al Quanta Club di Via Sietta a Milano. Ci troviamo qui per il 70 anni, l'evento dei 70 anni che la WISP ha organizzato in ambito nazionale, uno dei diversi eventi che verranno organizzati quest'anno appunto per questa importante ricorrenza dei 70 anni. E alle nostre spalle una partita di calcio camminato, una disciplina nuova che la WISP sta portando, sviluppando e promuovendo sul territorio nazionale con ottimi risultati. E qui in nostra compagnia c'è Stefano Pucci, presidente regionale del comitato regionale appunto WISP Lombardia. Buongiorno Stefano. E dunque parliamo un po' di questi due giorni, che cosa succederà, che cosa è stato organizzato. Insomma, c'è un programma ricchissimo di eventi e denso di avvenimenti anche non solo prettamente sportivi. Sì, diciamo che questo è l'appuntamento che apre, come dire, le celebrazioni a livello nazionale del 70° anniversario di WISP. Il centro sportivo che abbiamo scelto è molto bello e soprattutto si presta a mantenere insieme diverse discipline sportive, quindi siamo riusciti a convogliare in questo centro tantissime, quasi tutte le discipline che vengono da WISP Lombardia, tra cui ovviamente il calcio camminato. Perfetto, un 70 anni pieno, un 70° molto significativo per tanti aspetti, perché la WISP insomma è attività sportiva ma non solo. Sì, non solo, oggi pomeriggio sarà in programma un convegno per discutere del legame fra attività fisica, sportiva e salute, un convegno nazionale dove interverranno il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, la Regione Lombardia ovviamente, i grandi ospedali pubblici di Milano, e quindi ragioneremo insieme su come migliorare la diffusione dell'attività fisica. Domani faremo una grande iniziativa associativa, premieremo tanti dirigenti, tante associazioni e faremo una tavola rotonda dove si discuterà, si racconterà insieme a Sergio Giuntini e a Luciano Senatori la storia di questi 70 anni dell'UISP. Perfetto, grazie mille Stefano. Io vorrei andare a parlare con questi signori. Buongiorno, siamo in diretta nazionale Facebook WISP. Com'è questo calcio camminato? A me piace tantissimo. Sì, ci troviamo. Sì, mi permette di giocare, ho smesso 15 anni fa di giocare per problemi fisici, con questo calcio, essendo anche tecnico, ma non usurante come il calcio a 7-11. Ci metto molto e consiglio. E prima di ridere sul calcio camminato, provatelo e poi ne parliamo. Ottimo. E quindi insomma vi trovate bene? Ecco, sì, già il terzo campionato che facciamo. Quindi un campionato a livello provinciale a Milano? Sì, a Milano, sempre a Milano, organizzato a Milano, che è molto competitivo e interessante. Perfetto, grazie mille, grazie. Andiamo a vedere un po' questi signori. Ricordiamo che le regole del calcio camminato è riservato all'over 50. Ai calciatori che magari non più giovanissimi ma che hanno ancora voglia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo in diretta Facebook nazionale con la WISP. Buongiorno. Buongiorno. Come vi trovate con questo calcio camminato? Stancante, dai. Stancante? Nonostante si cammina. Sì, oddio. L'agonismo non è come il calcio normale. Sì. L'agonismo c'è sempre. Qualcosa cambia. Per rispetto agli arbitri. Number one. Beh, insomma, mi sembra, vedo è due. Più, è sì. Più veloce di Eraldo Pecci. Addirittura. Sì. Perché Pecci camminava anche quando giocava. Riferiremo al buon Eraldo. Lui, io oltre. I quanti? I 70. Non lo 70 dico, complimenti. Grande, vediamo one, due magliette diverse, però insomma c'è grande amicizia, no? Abbiamo sempre giocato contro. Certo. È più bello il terzo tempo. Dopo si va tutti al bar, magari. Sì, va bene, allora vi raggiungo tra un pochino. Grande portiere. Ecco, quanti anni ha lei? 73 fra un mese. Okay. E col calcio camminato come si trova? Bene, perché non posso più fare altro. Ok, però insomma, però comunque è una disciplina che permette di proseguire la vostra passione per il calcio. Anche ragazzi, buongiorno. Bene. 44 anni, si può comunque giocare, quindi è un po' a tutte le età. Sì, noi siamo gemelli come età. 44 è fuori quota, avevano 50 anni. 50 anni, in teoria sì, però dai, visto che comunque una celebrazione, sì, per oggi, per questa volta abbiamo anche un po' 45, poi va bene, allora qualche anno arrivo anch'io di meno, poi grazie mille, buon divertimento. Buon divertimento. Non so se è un bene o un male.
Bene, vediamo quindi grande divertimento e grande... Ciao, arrivederci. Buona giornata e buona partita. Bene, abbiamo visto queste novità del calcio camminato e a questo punto ci spostiamo e vi facciamo vedere un po' questo Quanta Club che si sta rivelando davvero una location importante per ospitare un evento del genere e basta fare pochi metri e arriva un altro sport, un'altra disciplina completamente diversa dal calcio. Ci troviamo qui con il tennis, 70 anni per il futuro, ricordiamo, generazioni attive, lo slogan di quest'anno, di questa serie di avvenimenti che vengono sviluppati a livello nazionale. Qui vediamo una partita di doppio. Vediamo se riusciamo a cogliere qualche scambio, doppio misto. Una partita, direi, simbolo di quello che è lo sport per la WISP. Donne, bambini, uomini, tutti insieme, sportivi di ogni età, insieme. Abbiamo bello scambio in terra battuta, sono 17 i campi su Quanta Club messi a disposizione per questo evento. E adesso ci spostiamo, intanto che il tempo comunque regge, per cui per fortuna è dalla nostra per questo evento che ricordiamo durerà due giorni. E ci spostiamo molto velocemente nella hall centrale, diciamo, della questa iniziativa, dove stanno iniziando le prime attività della giornata. Abbiamo per esempio una attività molto particolare, originale, di vela che vorremmo mostrarvi. Eccoci qui, vediamo il nostro amico Danilo Ragni, responsabile della struttura di attività di vela WISP Lombardia. Buongiorno Danilo. Buongiorno. Buongiorno, ti chiediamo di fare un passo avanti. Che cosa avete allestito qui? Abbiamo un simulatore vela per far giocare i bambini con il vento. Fantastico. Abbiamo un generatore di vento, abbiamo una vela e una Optimist con il sistema di poter virare al vento e manovrare per imparare. Ho capito. Nel Tripoli milanese si può anche fare vela, insomma, certo. Oggi grazie alla WISP. Poi abbiamo tutti i nodi messi pronti per insegnare i nodi ai bambini. Ah, nodo bandiera, nodo Savoia, nodo piano, nodo parlato. Gas adamante e parlato. Ho capito. Molto interessante. Allora dopo ci torneremo a trovare più tardi per vedere in azione questo meccanismo. Grazie, buon lavoro. Bene, con queste immagini che arrivano dal Quanta Club di Milano, dove ricordiamo è in corso l'evento nazionale per il 70° della WISP, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a più tardi per nuovi aggiornamenti e nuove dirette. Buona giornata dalla WISP Lombardia. Carissimi amici dell'WISP, buongiorno, è l'ufficio stampa WISP Lombardia che vi parla dal Quanta Club di Milano, di Via Setta, dove è in corso di svolgimento una fantastica giornata, una prima della due giorni in onore per celebrare i 70 anni di attività della WISP, un evento nazionale che coinvolge migliaia di ragazzi, ragazze e sportivi di ogni età. E qui abbiamo, in questo momento si sta svolgendo un torneo di baskin, lo sport per inclusione, dell'inclusione potremmo definirlo, perché si tratta di uno sport che, come ci faremo spiegare tra pochissimo, richiede la partecipazione sia di atleti normodotati che diversamente abili affinché per vincere la competizione. Siamo qui con Renato Baroni, che è il responsabile per la WISP Lombardia del progetto Baskin per la Nord Lombardia. Buongiorno Renato. Buongiorno, buongiorno. Ci puoi spiegare allora un po' come funziona questo sport particolare, che è nato in Lombardia, giusto? È nato a Cremona, in una scuola di Cremona 15 anni fa, e si sta diffondendo un po' in tutta Italia.
è uno sport che si basa sul basket, ma ha delle caratteristiche tutte diverse, nel senso che consente la partecipazione di tutti. Innanzitutto giocano maschi e femmine insieme e ragazzi disabili o non disabili, cioè tutti insieme. Okay, vediamo quattro canestri, giusto? Quattro canestri perché tutte le disabilità possono partecipare, anche chi non può correre con gli altri ha la possibilità di partecipare al gioco. Per questo sono stati aggiunti due canestri. Infatti, vediamo di metà campo. Sono due canestri, uno per ciascuna squadra, dove staziona il ragazzo o la ragazza che per motivi diversi, disabilità fisica o collettiva, non può correre. I compagni, passando dall'area, possono decidere se portare la palla per dare la possibilità al compagno di eseguire un tiro libero, che normalmente ha un successo molto alto perché questi ragazzi si allenano tutte le settimane per poter fare. Ed è uno sport anche in crescita. Cioè, a Bergamo per esempio è proposto nelle scuole e anche in altre province lombarde. Soprattutto a Cremona e qua a Milano sono moltissime le scuole. È nato in una scuola e quindi si presta bene a realizzarlo nella scuola. Perfetto. Sono in corso ora i campionati studenteschi, abbiamo fatto la finale dei campionati provinciali di Milano in questa settimana, la settimana prossima c'è il campionato studentesco regionale. Perfetto. A Milano per le scuole secondarie di primo grado, a Cremona per quelle secondarie. È una disciplina che piace quindi un po' a tutti, no? Sportivi di ogni età. È una disciplina che si sta diffondendo in Italia, sono più di 100 squadre con praticamente 2.000 praticanti, oltre ad avere più di 10.000 studenti che partecipano, che fanno corsi di bastonate. Si sta diffondendo in Europa, in Francia, Spagna, Grecia, Lussemburgo e in altri paesi europei. Quest'anno ad ottobre avremo il primo campionato europeo a Bastano del Grappa. Ho capito. Anto, noi ti ringraziamo tantissimo, complimenti per questa iniziativa insomma, importante all'insegna dello sport per tutti, e proseguiamo la nostra diretta andando magari a sentire i protagonisti. Grazie, grazie mille. Andiamo a sentire proprio i protagonisti di questa... di questa iniziativa, di questa partita. Proviamo a passare, passiamo in mezzo al campo, andiamo a disturbare qualche protagonista. Ciao, ciao, siamo della WISP, come stai? Domani dove vai? Oggi andiamo a giocare, domani siamo qui e siamo in diretta. Domani è lunedì? Domani è domenica. Lunedì dove vai? Lunedì torniamo tutti a lavorare. Martedì? Martedì non lo so ancora. Tu come ti chiami? Come ti chiami? Giochi qui? Ti piace? Ottimo, buon lavoro, buon divertimento. Ciao. Ciao, ciao. Paolo. Come ti chiami? Paolo. Come va questa partita di Baskin? Bene? Ti diverti? Sei entrato? Una volta fuori. Sì, hai fatto canestro? No. No, vabbè, fa niente. No. Importante, importante stare insieme. Da dove vieni? Da Monza. Da Monza. Ok, non un viaggio tanto lungo allora, dai. E voi? Noi, io personalmente da Bergamo. Siamo della WISP nazionale. Sei in diretta. Ciao. 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 Ragazzi, buon proseguimento. Andiamo a sentire qualche altro protagonista. Ciao ragazzi, ciao. Siamo in diretta con la WISP nazionale su Facebook. Ciao. Come state? Bene, bene. Bene, come va la partita? Bene. Beh, posso dire bello. Combattuta, quanto state? 3-0. Ho capito. Bene. Quindi insomma, l'importante qua comunque è divertirsi. Okay, avete fatto canestro? Beh, sì, tu sì. Bene, ottimo. Ragazzi, proseguo il mio giro. Buon proseguimento, in bocca al lupo alla partita. Saluta. No. Ciao. Ciao, grazie mille. Ciao ragazzi. State giocando, state aspettando di entrare? No. Ma lui è il nostro pivot. Ah, il pivot, ok. Di dove venite? Bergamo. Bergamo. Vai, vai Bergamo. Il campo, Giorgi. Siamo una bella giornata di sole. Si temeva il brutto tempo, invece fortunatamente è andato tutto per il meglio. Migliaia di ragazzi e ragazze
al Quanta Club di Milano per questa giornata straordinaria. Andiamo a sentire qualche altro ragazzo. Ciao ragazzi, siamo in diretta su Facebook, come state? Vi piace questo baskin? Sì, sì. Ma avete fatto canestro? Sì, sì. Sì? Bene, allora da dove venite? Da Villa Dalmè. Villa Dalmè, provincia di Bergamo. Bene, bravissimi. Allora buon proseguimento. In bocca al lupo, eh. Poi vabbè, comunque se non si vince fa niente, no? Giusto. È importante divertirsi. Vai Michela! Vai Vicky! Dai il pallone per favore. Benissimo. Con questa giornata di sport per tutti, per ora vi salutiamo. Un abbraccio alla WISP da tutta da Milano, a tutti gli amici che ci hanno guardato e ci sentiamo più tardi con altre dirette. Buona giornata! Buongiorno a tutti, eccoci in diretta dal Quanta Club di Milano, dove è in corso di svolgimento la prima della due giorni della festa, chiamiamola così, nazionale per celebrare i 70 anni della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Siamo qui con un nutrito gruppo della squadra dei Black Panther che hanno appena terminato questa giornata, questo torneo di calcio a 7 che ha visto la partecipazione di squadre formate da migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Chiediamo il senso, diciamo, di questa iniziativa prima di tutto al responsabile della struttura attività del calcio WISP Milano, Arcangelo Gigli. Buongiorno Arcangelo. Sì, diciamo che abbiamo avuto il piacere di organizzare questo torneo di calcio a 7 di 4 squadre, prendendo il Black Panthers, i Corelli Boys l'amico Charlie e la squadra di Brescia che tutte squadre formate da rifugiati, richiedenti asilo, e l'amico Charlie che è un'associazione, una onlus di aggregazione giovanile. Okay, sì. Sì. Adesso noi siamo, questi ragazzi sono veramente splendide, perché andiamoli a conoscere, che sì, siamo curiosi. Lui è Davide, il nostro presidente, giusto? Organizzatore. Sì, organizzatore. Vieni sì. Davide, vicino al microfono. Raccontaci un po' come nasce la vostra squadra. Ma la squadra è nata quasi 3 anni fa, ed è nata dalla volontà di fare aggregazione, di incontrarsi tra chi viveva in Italia da tanti anni e chi invece era appena arrivato. E in questo contesto il calcio era un ottimo strumento per abbattere quelle barriere linguistiche e culturali che a volte, insomma, creano difficoltà nello stare insieme. Calcio piace a tutti, piace in Italia, piace in Africa, piace in Asia, piace in Sud America, è una lingua universale e noi l'abbiamo utilizzata per creare un ponte tra appunto la realtà di chi è appena arrivato in Italia e chi invece ci vive. Certo, e c'è questi nato. Ragazzi che insomma ci incuriosiscono, dove ciao il capitano. Come ti chiami? Io mi chiamo Kalilu. Kalilu, da dove vieni? Vengo dal Gambia. Quanti anni sono che sei in Italia? Quasi 3 anni. Okay. E hai sempre giocato a calcio? Sì, sempre giocato a calcio. Qui a Milano che cosa ti occupi? Cosa fai? Adesso sto studiando un po' di lingua di italiano. Adesso sono in scuola media. Sto preparando per l'esame di media giugno 12. E il calcio, appunto, come dicevo, è una lingua universale, no? Il calcio è una lingua universale, si fa tutte, si crea tutte amichevole, tutte le cose si crea. Perché quando abbiamo iniziato questo calcio abbiamo cambiato tante le cose tra le genti. Europei, americani, africani, tutti asiatici. Sì. Ti ha aiutato a conoscere altre persone e magari amici anche al di fuori del rettangolo verde, sì, del sì, campo sì. di gioco? Sì, sì, i cittadini di milanesi, amici anche fuori Milano, sì. Ho capito. Sì. Lo sport quindi può essere secondo te importante per fare amicizia, per ambientarsi in un paese certo. che non è il tuo? Certo, veramente lo sport si fa a tutti, si crea tutte le cose, amichevole, conoscere, si crea tutte le cose. Hai fatto gol oggi? Sì, ogni sera. Per forza, ok. Va bene, c'è qualche altro ragazzo che ci vuole raccontare la sua esperienza? No. O sono timidi?
Oggi lui è stato il bomber. Bomber, quanti gol hai fatto oggi? 4 gol? Sì, 4 gol. Addirittura. Tu ti chiami? Traoré Demba. Ho capito. E vieni da? Mali. Dal Mali. Quanti anni è che sei in Italia? Italia fa, 2 anni fa. Ho capito. E ti trovi bene qui? Sì. Anche io quadra bene, tutti i giocatori bene, anche io amici giocatori bene oggi, Corel Boy. Anche io gioco come loro, tutti i giocatori bene, anche tutti salutare partita, posto adesso. Perfetto, sì. Grazie Bomber, complimenti per questo poker di giornata. Sì. Non so se abbiamo ancora il tempo di andare, il tempo purtroppo è tiranno, e quindi ci diamo appuntamento a più tardi con altre iniziative qui dal Quanta Club. Grazie mille e buon proseguimento a tutti. Cari amici della WISP, buongiorno a tutti, siamo al Quanta Club di Via Sieta Milano, in diretta, dove è in corso di svolgimento la seconda giornata della manifestazione nazionale della WISP per celebrare i suoi 70 anni. Alle nostre spalle vediamo due squadre di calcio molto originali e particolari, perché fanno parte di un gruppo di squadre che si scontra ogni anno all'insegna dello sport per tutti. Ne parliamo con Luigi Montalenti della WISP di Milano, coordinatore del progetto DSM, e con Daniela Molinari, anche lei coordinatrice di questo evento. Buongiorno a tutti, siamo veloci perché devono iniziare a giocare i ragazzi, quindi Luigi, da chi sono composte queste formazioni? Allora, oggi ci sono 4 formazioni, c'è la Locomotive Loca, c'è Buonola Boy, c'è Real Paraude e poi ci sono degli amici che sono degli atleti, degli atleti della mente, che sono venuti qui per giocare per questo, diciamo, trofeo in memoria di Andreotti, che era un nostro dirigente WISP di diversi anni fa. Ok. E sono, diciamo, squadre tutte composte da pazienti? Ragazzi, sono tutte composte da pazienti. Meglio la Daniela ci spiegherà, sì, meglio tutto questo discorso qui, da pazienti e da operatori. Ok. Quindi adesso lascio la parola un attimino. Eccoci Daniela. Raccontaci un po' da chi sono composte queste formazioni. Voglio dire che sono composte da atleti. Okay. In campo non esistono operatori, non esistono cittadini, non esistono pazienti. Ci sono atleti che si gareggiano per vincere, come tutte le altre squadre normodotate che giocano a calcio in tutto il mondo, e la cosa bella è che si utilizza lo sport per mettere in gioco le risorse di ciascuna persona e all'insegna del rispetto, che è poi quello che viene richiesto a tutti i cittadini che vivono all'interno di un tessuto sociale. Perfetto. Daniele, noi siamo un po' curiosi, qua la partita sta per iniziare, ma se i ragazzi non si arrabbiano, li andiamo a conoscere un minuto? Certo. Andiamo, che siamo un po' curiosi perché in realtà la partita sarebbe già dovuta iniziare, però l'abbiamo bloccati noi. Vi faccio conoscere il nostro capitano, Giuseppe Celere. Giuseppe Celere. Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, sei in diretta con la Facebook WISP nazionale. Goretti Giuseppe, capitano di Buonola Boys. Però poi sulla scuola di Milano, giusto? Sì. Da quanto tempo è che giocate insieme? Saranno 12 anni. 12 anni. 12 anni. Bene, come vi trovate? Nessun problema. Ruolo? Io libero. Libero. Gol? Qualcuno. Ok. Tu invece sei? Io sono Lucas, sono entrato qualche anno fa e sto migliorando tantissimo. Attaccante? Attaccante. Bomber? Più o meno. Quanti gol? Non mi ricordo. Perché non ho fatti però. Complimenti, Lucas. Grazie. Complimenti. Portierone? Sì, il portiere del Buonola Boys da 13 anni. E come ti chiami? Gabriele, ok. E qui avete fatto amicizia, sì, al di là di cioè, giocare, sì, è importante, dalla parte, no? Dalla competizione però, si socializza, si conosce, okay, si affronta vite anche altrui e, certo, ci si arricchisce. Un modo per stare, sì, sì, in compagnia. Per stare insieme. Sì, sì, certo. La vittoria è questa alla fine. Bellissimo, bellissimo. Bene ragazzi, tu invece sei? Gianni De Chirico. Gianni. Io un anno e mezzo che sono con loro e
mi è cambiata tanta la vita. Sì? Sì, sì. Ok. Gruppo stupendo. Quante volte? Dobbiamo tagliare un po' la pancetta. Vabbè, quello... per allontanare gli avversari. Perfetto. Tuo ruolo, Gianni, nella squadra? Punta o terzino. Punta, anche sì, tu? Sì, sì, sì. I gol... Sì, ogni tanto, vabbè, sì. Però l'importante è divertirsi. Gruppo, avete fatto delle belle, sono costruite delle belle amicizie. Ripeto, no, sono qua, sono contento. Benissimo, ragazzi. Quindi, insomma, Luigi, una manifestazione importante al di là ovviamente del risultato sul campo. Abbiamo fatto un torneo, ormai è dal 2007 facciamo tornei con loro e conseguentemente quest'anno abbiamo 14 squadre. Abbiamo finito un torneo a marzo e abbiamo cominciato una Champions e una Coppa UEFA che finirà tra 2 settimane e poi faremo una grandissima festa che sarà a giugno. Il 15 di giugno. Quindi chiuderemo in amicizia questa avventura di quest'anno e la cominceremo poi nel 2018 con la nuova attività sportiva. Perfetto, diamo qualche informazione agli amici di Facebook qualora avessero voglia di venirvi a trovare il 15 giugno. Normalmente il 15 giugno la faremo presso il Bonola Boy. A Milano. Chiedo scusa a Bonola Calcio. Bonola. Che è in via Picchi all'1. Perfetto. Via Armando Picchi, se no vi trovate dall'altra parte del sì, perché ci perfetto. Sono due Picchi. Allora noi ci saremo, speriamo anche gli amici di Facebook. Ragazzi, in bocca al lupo, che vinca il migliore. E un saluto a tutti alla WISP. Grazie. Ciao.